Bella a tutti gnari e ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua di ritorno su MotoGP 2019. Allora ragazzi, abbiamo alzato il livello di sfida a 120, siamo al massimo. Abbiamo anche migliorato il telaio della moto, per quanto il motore stava, secondo il mio punto di vista personale, perfetto. Allora direi, andiamo in Francia. Nel frattempo starò caricando il secondo episodio di MotoGP. Allora, andiamo alle Mans, allora speriamo di fare delle buone qualifiche e una buona gara. Siamo al massimo, perciò di conseguenza adesso sì che inizia a essere più bella la sfida, ecco. E come in precedenza sicuramente vi farò vedere solamente la qualifica e la gara, visto che farò tutti i test di sviluppo di sorte. Ok. Buongiorno, speriamo, buongiorno che... a tutti. Ok, come al solito non ce ne frega un cazzo delle tue opinioni, Guido Meta. Ok, allora montiamo subito i due medi per i test di percorrenza. Ok, e buttiamoci allora al test di sviluppo della percorrenza. Eccolo entrare in pista. Ok ragazzi, sono riuscito allora a finire il test. Sono caduto una volta, però sarà irrilevante. E avrò fatto sicuramente un tempo abbastanza brutto, sicuro questo. Sono terminate, mentre eh sì, sono nono. Ma d'altronde è normale, ho girato con le medie e ho ottenuto la via quella per il test. Allora, montiamo subito allora la mescola media e dura. Esatto. E a parte che adesso in questo test si inizierò a andare alla ricerca di quello che è la miglior percorrenza e anche il miglior punto di staccata per ogni curva. Perciò ci vediamo allora al prossimo test e vi dirò come sarà la situazione. Allora, ho finito anche questo ultimo test. Allora, che posso dire? Dopo il primo giro inizio a perdere un secondo. L'usura dei pneumatici è un po' preoccupante. Al momento sono terzo in posizione, vediamo come finiremo queste prove. Vabbè, abbiamo finito terzi, un secondo di distanza con Garcia, visto che c'ha anche la miglior moto Garcia. Direi che possiamo rimanere abbastanza soddisfatti, Allora, andiamo all'ultimo test, che sarebbe quello della velocità. Allora, diciamo che ho compreso più o meno i vari punti, perciò adesso proverò a fare un bel po' di giri veloci per vedere se riesco a eguagliare il primo e a più che altro abbassare un secondo. Dobbiamo sicuramente riuscire ad abbassare di un secondo il tempo, ecco. Allora, qua per l'obiettivo è 1.49, sicuramente un obiettivo che è pienamente abbarcabile, perciò ufficialmente adesso ci vediamo sicuramente in qualifica e poi in gara. Allora, abbiamo fatto veramente un giro abbastanza bello e l'abbiamo abbassato di quasi un secondo. Sì, l'abbiamo abbassato praticamente di un secondo. Allora, visto che siamo in prove libere, vorrei vedere, passiamo in qualifica e vediamo quanto abbiamo tenuto. Ok, li abbiamo tenuti abbastanza bassi. Passiamo allora al Q2, visto che siamo entrati senza nessun problema al Q1. Ok, montiamo le super soft. Sicuramente farò più di un giro perché voglio riuscire ad arrivare al miglior punto, ecco. Vorrei riuscire a abbassarlo a 1.40-46. Perciò adesso provo con questo giro. Se mi incontro soddisfatto con questo, ok, va bene, e passiamo in gara. Se no, quello che possiamo fare è continuare a intentare finché finiamo i pneumatici soft, visto che ce ne abbiamo, se non sbaglio, due di treni buoni per usare. Allora, ho trovato il punto buono per questa curva, posso accelerare senza problema, l'importante è che questa curva mi mantenga esattamente il più dritto possibile, così perlomeno
non mi parte il posteriore per la tangente. Allora, qua per esempio in questo momento l'abbiamo presa molto male, molto larga. Spero di potermi eguagliare all'altro giro, anche se non credo, perché questa qua sarà parlata, perciò molto probabilmente il giro sarà peggiore. Ecco, questa qua per esempio, questa curva l'abbiamo presa meglio rispetto a prima, visto che siamo entrati giusti. Nelle prove libere 3 sono entrato un po' largo, sono entrato, anzi no, al contrario, sono entrato stretto, e qua invece sono andato largo. No, sarà un giro abbastanza lento, perciò di conseguenza vi farò vedere sicuramente questo, e vediamo il prossimo come andrà, se riusciremo a migliorarla. Allora, qua per esempio siamo entrati un po', esatto, però vediamo se riusciamo a siamo riusciti un po' a migliorarla. Sicuramente sarò sull'1.47, ma un 1.47 abbastanza alto. Vediamo questo ultimo settore, visto che non andiamo male nell'ultimo settore, ma lo stesso non gireremo così forte da riuscire a migliorarlo. Ok, vediamo quanto abbiamo fatto. Io punto sull'1.47 alto. Sì, vabbè, 1.47. Adesso vediamo in gara, allora. Siamo con le telecamere sulla griglia. Vediamo in gara se magari sembra pronto. La storia cambia. Fare pronostici. Allora, vorrei vedere se montare in questo momento medi davanti e medi favoriti dietro. Vediamo come durano, ecco, i pneumatici, visto che medio e duro mi pare abbastanza brutta come scelta, anche perché mi parte il posteriore. Ok, allora birbone, che siamo noi birboni dalla porta. Buff. Vabbè, abbastanza variegato. Per fortuna questa volta non parte davanti, non ci parte davanti il bot. Ok, li abbiamo già staccati così in partenza. La Madonna. Vabbè, niente, facciamo la nostra gara, sperando sempre di non cadere, di non far figuracce e mantenere un buon ritmo gara. Allora, il ritmo gara, alla Madonna come ha laggato. Allora, il ritmo gara dovremmo mantenere un 1.49. Mettiamo un 1.49, 1.48. Adesso, non proprio adesso, visto che siamo partiti da fermi. La fermi credo che sia 1.51, 1.50. Mentre 1.48 io punterei per il secondo giro, visto che già saranno non totalmente usurati. Ecco qua, andiamo larghi e sarà un problema. Ah no, non è tanto un problema, visto che non ci hanno recuperati. E la Madonna, anche se siamo al massimo della difficoltà, li teniamo dietro sti pipponi. Vabbè, anche da annoverare il fatto che comunque come simulazione è molto più facile la Moto 3. Ho provato un po' le varie categorie. MotoGP ovviamente è un po' più difficile l'accelerazione, e quando si frena posteriore e anteriore inizia a partire il posteriore se si tiene premuto il freno del posteriore, perciò e oh la Madonna, lì veramente mi sono spaventato malamente, se fossimo caduti lì sicuramente sarebbe stata fatale. Però vabbè, noi continuiamo. Esatto, 1.51, me lo immaginavo. Li abbiamo distanziati di un secondo, perciò possiamo anche prendercela con calma. Ecco, qua andiamo un po' larghi. Stiamo facendo un paio di errori, stiamo facendo un paio di errori, però comunque ci stanno raggiungendo un pochino. Sicuramente adesso staremo sul mezzo secondo approssimativamente, come esattamente 466 centesimi mi pare normale. Sì, un mezzo secondo è d'altronde normale, visto che in quella curva avremo perso mezzo secondo. Ecco che già li sento lì dietro che buggiscono col loro motore per cercare di prendermi. Guardate, io
Ah, ancora un'altra volta che siamo arrivati larghi qua, eh. Ma che non è buona come cosa. Sì, sì, lì veramente quella curva io ho un gran problema. E vi stavo dicendo, mi sono totalmente scordato, mi sono scordato di quello che volevo dirvi. Vabbè, vi dicevo, in quella curva lì ho abbastanza problemi, perché arrivo pensando di poter staccare un po' più tardi, e d'altronde, come qua per esempio, qua arrivo sempre un po' più tardi, però bene o male mi allargo e poi la richiudo la curva, e quello che ho perso lo riguadagno. Allora, qua per esempio non ho mai problemi, perché è la Madonna, perché dicevo non arrivo largo. E, adesso mi sono ricordato, è 1.48, ok, sì, è il tempo in cui mi volevo mantenere in gara. E vi stavo dicendo, a parte la gara in Jerez, che è stata quella la gara dove ho aumentato definitivamente la difficoltà, e quando partono primi si vede che è molto più difficile da riprenderli, mentre se tu parti primo, a quanto pare, è molto più difficile che loro ti prendano, nel senso parti e non ti prendono più, cosa che mi pare abbastanza strana come cosa, normalmente sarebbe il contrario. Poi dipende anche dalla tipologia di piloti, perché ci sono piloti che per esempio avendo un riferimento davanti spingono molto. Ecco che qua, qua l'abbiamo preso a me, alla matriosca, all'ultima curva, all'ultimo giro. Vai, ripartiamo sperando di riprenderli un poco, visto che il voglio podio. Madonna, vi dicevo che ci sono certi piloti che comunque, quanti secondi ci vuoi dare? Mezzo secondo di penalità, stiamo scherzando, mezzo secondo di penalità per che cosa? Poi abbiamo finito, saremo finiti quarti sicuro, vediamo. Un gran peccato, un gran peccato, la verità, quarti. Allora andiamo al Mugello, immagino sia il Mugello, esatto, e facciamo sempre le stesse cose, ovvero vi taglierò i test di sviluppo e vi metterò solamente le qualifiche. Qua sicuramente andrò meglio, perché già la conosco meglio la pista, visto che ci abbiamo girato in Red Bull Cup. Buongiorno, buongiorno. E a parte che Italia la conosciamo meglio. Allora, abbiamo finito il test. E una cosa che mi preoccupa un po' è il tempo, visto che ho notato che gli altri hanno girato sul 2.7. Allora, passerei all'altra sessione sperando che ci sia il sole. Le prove libere sono terminate, mentre i piloti ok, ottavo. Vabbè, è normale, d'altronde è anche una prova libera. E andiamo a fare l'altra prova. Ancora sul bagnato siamo, È mezza problematica come faccenda. Allora, vorrei vedere più che altro in che condizioni sta la pista. Perciò, allora, il test di sviluppo mi consiglia di mettere le medie. Ok, sempre le medie. Allora montiamo ste medie, l'altro treno di medie che abbiamo, andiamo a fare questo test di sviluppo e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, abbiamo finito anche di qua, non è stato tanto difficile mantenere il ritmo di quello che mi hanno imposto la scuderia, però è difficile mantenere il ritmo che ci hanno i primi. Allora, andiamo a vedere i tempi, ci rimaniamo sempre al nono posto, abbastanza difficile. Speriamo allora che migliori un po' il tempo. No, sempre uguale, sempre bagnato, e la cosa un po' mi preoccupa e mi perplescia un poco, ecco. Allora, abbiamo sicuramente finito qua, speriamo di fare un buon tempo. Ho girato meglio, questo sicuro, però ecco, esatto, sempre rimaniamo su 2.9, non riusciamo a scendere, perché più di questo non si può fare.
E più di questo io non riesco a fare, perché sul bagnato non si può fare nulla. Anche se comunque siamo primi. Siamo primi, ma vabbè, è inutile. Adesso vediamo un secondo in qualifica. Sperando sempre la stessa cosa, che non piove, però no, piove ovviamente. Ok, allora andiamo, montiamo le medie. Ah, e tra l'altro abbiamo questi treni solamente fino a fine gara, fino a fine esatto. Allora andiamo in pista. Vai, tempo sempre uguale, sono passati 4 giorni e la pista, nonostante non piova, è sempre uguale. Allora si vede che piove la notte. Allora cercherò solamente di fare un giro e di mantenermi sempre sullo stesso, e vedrete anche le zone dove si fa un po' più fatica, pensando anche il fatto che queste gomme sono nuove. Perciò vi farò vedere dove vado forte, dove si va un po' più lenti, ecco. Speriamo di non trovare davanti nessuno. Ok, qua si chiude, qua possiamo staccare abbastanza in ritardo, sempre cercando di non... l'abbiamo presa bene, nonostante sono arrivato curvando verso l'altra zona. Ecco, qua andiamo relativamente forte, nonostante... queste curve le prenderò male, perché siamo entrati un po' lenti. Ecco che qua inizia a scivolare la moto. Allora qua anche questi due curvoni li prendo abbastanza bene, perché sulla pioggia bisogna tenere la traiettoria ideale. E questa qua è la Casanova. La Casanova, per esempio, bisogna frenare un pochino prima, perché essendo in discesa sul bagnato, cavolo, scivola impressionantemente la moto. Mentre la Savelli, frenando un pochino, questo curvone non è così pericoloso. Allora qua siamo alle due arrabbiate, che si possono prendere abbastanza spingendo forte. Anche qua la seconda arrabbiata, però bisogna stare attenti, perché sennò la moto scivola abbastanza. Cerchiamo di superare Sacchi, sto coglione che ci sta, anzi no, ci ha veramente creato un gran problema sto coglione qua. Ma magari cadi, Dio santo. Avremmo fatto veramente un tempo abbastanza brutto, per colpa di quel Mona. Veramente un babao. Vede che... ecco, questo qua secondo me è uno dei grandi problemi di sto gioco, che come dicevo magari precedentemente, che gli NPC come che non hanno coscienza, veramente si buttano dentro, mantengono la loro linea senza preoccuparsi che un altro viene dietro. Vabbè, vediamo un po' il tempo che abbiamo fatto. Rimarremo sul non staremo sul 9, non credo, perlomeno. E invece sì, abbiamo fatto un bel tempo. Termina dunque secondo e ultimo turno di qualifica, noi possiamo... Vai, è quarto. Siamo fra i primi. È la Madonna, tra l'altro pioggia incessante. In questo momento siamo sulla griglia di partenza, sarà preoccupante questa gara, sarà veramente preoccupante. Partiamo con gli unici treni che ci rimangono, morbidi, medi per la pioggia. Allora, andiamo in gara. Partiamo quarti, perciò bisogna partire bene. Siamo quarti, speriamo di mantenerli più dietro possibile. Allora, tra l'altro sono partiti abbastanza male, Vedi che il nostro motore è veramente buono. Sono partiti molto 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 male, perciò bisogna veramente approfittarla questo gap che abbiamo nei loro confronti, senza cadere e senza farci superare. Già Penati si butta dentro, anche la porta. Cerchiamo di non lasciargli spazio, anche se veramente sarà abbastanza complicato lottare con questi qua, visto che sono agguerriti. L'importante è non farci superare dal secondo in classifica. La IA è veramente forte sul bagnato, dove veramente ci vuole sensibilità, sono degli animali. Vediamo di
perlomeno se non lo prendiamo, vediamo di finire non in quarta posizione come la precedente gara. Tanto dalla porta non è primo in classifica, perciò non ci riguarda questo problema di... Eccolo qua, è questo qua secondo me il secondo in classifica. No, si fa veramente complicata adesso la faccenda. Veramente complicata. Veramente complicata la storia. Ah, tra l'altro ci hanno dato due centesimi di squalifica, maledizione, oh. È la madonna come entrano senza ritegno sti qua, veramente. L'unica cosa che possiamo, diciamo, avere di vantaggio è che siamo abbiamo una moto più veloce, perciò in rettilineo forse un po' gli togliamo. Ormai dalla porta è partito e non lo si ferma più. È veramente, veramente problematica sta storia del bagnato, perché io posso andare forte quanto voglio sull'asciutto, ma sul bagnato se non si sta attenti, tra l'altro con ste gomme che manco fossero chewing gum, si consumano così velocemente. Ok, allora rimaniamo secondi. Per favore non cadiamo, perché sennò è veramente problematica la faccenda. Ok. Allora, spero che perlomeno anche loro soffrano sto problema delle gomme usate. Allora, casa nuova, andiamo lenti, perché qua prima abbiamo rischiato tanto, Non mi ricordo se era la casa nuova dove abbiamo rischiato, che abbiamo dietro canetta, ok. Io più che altro devo stare attento che non mi superi quell'altro che sta secondo in campionato. Allora, vediamo di arrivare a prenderla abbastanza veloce. Ah, ok. Il nostro programma di modellazione 3D Blender è terza. La maledizione è uguale, eh? Uguale l'abbiamo presa. Veramente uguale. Uguale proprio. Non c'è forma di migliorarmi in quella curva. Veramente è veramente un come posso dire, Satana quella curva. Però dai, divertente. Qua è la madonna, gli abbiamo lasciato 4 secondi appenati. Ah, l'importante è fare un podio, come se non sbaglio quando è stato 2000 e... non mi ricordo, sapete ragazzi, credo che è stato il 2016-2017 che il podio è stato totalmente italiano. Perciò speriamo e puntiamo in quello. Allora, siamo già all'ultimo giro dalla porta. Ciao, è girato 2 secondi più veloce di noi, eh. È veramente impressionante. Tra l'altro siamo alle battute finali di questi pneumatici, perciò bisogna stare veramente attenti. Attenti veramente tanto. Nonostante questa sia la curva dove vado meglio, queste qua sono le curve dove vado, in teoria dovrei andare meglio. Però il bagnato, perché io puntavo una prima posizione qua, ma nonostante ciò è veramente difficile. Veramente la vedo un po' complicata la faccenda. Non si potrà notare, ma voi non avete la minima idea della difficoltà e di quanto è complicato. Veramente mi sta risultando veramente complicato riuscire a mantenere questo ritmo e mantenerli dietro, più che altro, perché tra l'altro dobbiamo anche considerare il fatto che abbiamo 2 centesimi di penalità. Allora, qua possiamo prenderla forte o mediamente forte, e cerchiamo di non fare lo stesso errore la prossima, che è questa curva, che la prendiamo questa volta, la prendiamo molto più con calma. Ok, adesso sì che un po' l'abbiamo migliorata la situazione. Madonna santa ragazzi,
fuori mi batte, che è una cosa impressionante. Cuore matto da rigare. Ok. Vai su, spingi. La madonna, vai su. 6 secondi di stacco. Ah no, col primo, infatti mi sembrava un po' strana la situazione. Però comunque io credo che se non facciamo un grande errore qua in questa curva, adesso acceleriamo e vediamo di... Sì, no, no, credo che 200 li abbiamo staccato, eh. Sì, no, ciao, secondi, va bene. Va bene, va bene. Non è veramente un brutto risultato considerando... Non è un brutto risultato considerando la situazione. Garcia che rimane dietro 32 punti, perciò va bene. Per il momento il campionato sta andando bene. E ancora primi il campionato costruttori. Questo secondo posto è un ottimo risultato. Sì, veramente un gran risultato. Questa situazione, ok, allora appunto per questa scuderia vediamo. Ok, perfetto. Allora, punti di sviluppo ormai sono andati a puttane, perciò di salutarci qua. Bene, per il momento è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, non mi piace se lo desiderate, iscrivetevi al canale e ciao gente.